Buonasera e bentrovati con questo speciale Ring che anticipa il ritorno della nostra trasmissione di punta la prossima settimana, giovedì e venerdì sempre alle 21. Questa sera abbiamo un confronto in piena regola, lo vedete già dal titolo, Tujak versus Andolina, un confronto che nasce da parole scaturite proprio all'interno di questo studio e che poi hanno portato alla contrapposizione tra Fabio Tujak della Lega Nord, consigliere comunale, e Marino Andolina di Rifondazione Comunista, il dottor Marino Andolina. Il tutto nasce da quella manifestazione del 13 dicembre scorso organizzata da Stop Prima Trieste in via dell'Istria dopo quell'aggressione patita da una ragazza che rientrava a casa ed è stata fermata, bloccata ai polsi da tre richiedenti asilo. Ci sono ancora indagini in corso da parte della squadra mobile che tra l'altro ha fatto partire maggiori pattugliamenti in zona proprio per la presenza del burlo e di tante altre abitazioni private. Ci fu una manifestazione di protesta da parte di Stop Prima Trieste, una parte dei manifestanti debordò anche con striscioni molto pesanti, Andolina definì quella parte un po' la feccia tra virgolette di Trieste, ci fu la risposta di Tujak e poi ci fu come dire, queste parole relativamente alla professionalità di Andolina che vennero toccate dallo sfogo su Facebook di Tujak. Poi minaccia di querele incrociate e siamo qui a capire se con questo confronto riusciamo a capirne qualcosa di più e magari risolvere in qualche modo la situazione parlandone. Ripercorriamo però la vicenda con questo servizio di Enrico Scaramucci proprio il giorno dopo la puntata di Rin che ha fatto scaturire tutto poi con le due versioni della vicenda. Io si vede che rappresento quelle persone che ignoranti che definisce Andolina. Sono scaricatore di porta, me ne vanto. La polemica a distanza tra Fabio Tujak, consigliere comunale della Lega Nord, e Marino Andolina, esponente di Rifondazione Comunista, innescatasi venerdì a Ring, sul presidio organizzato in via dell'Istria dopo un nuovo episodio di molestia a una ragazza da parte di un gruppo di migranti, è proseguita su Facebook. Sul social network l'ex pugile, punto sul vivo dopo che Andolina ha definito feccia i partecipanti al presidio, ha postato un'affermazione ritenuta inaccettabile dal medico. Ha usato l'unica parola su cui perdo il controllo, quello di sfruttare economicamente i pazienti. Io confesso che ho fatto qualche visita privata negli anni 70, forse nei primi anni 80, e mi vergogno ancora perché la mia ideologia lo vieta. Mi ha toccato su questo e questo veramente non lo sopporto. Dovrò querelarlo. È Natale, anche lui ha dei figli. A Natale non si querela nessuno, però per la Befana mi tocca proprio querelarlo. Cioè, veramente sono cose che per educarlo, siccome lui democraticamente è stato eletto, quindi là per 5 anni dovrà sedere e rappresentare democraticamente molta gente. Però i suoi amici del partito devono cercare di rieducarlo, spiegargli che certe cose non si devono fare. Pronta la replica dell'esponente leghista, che da un lato non si astiene da lanciare una frecciatina nei confronti di Andolina e dall'altro sostiene che è stato lui il primo ad usare parole offensive. Io sono incensurato, non sono mai finito i domiciliari, come ahimè è successo a lui, non ho offeso nessuno, non so come potrebbe trovare qualcosa per querelarmi. Lui ha offeso 400 persone che sono scese in piazza, ci ha chiamato feccia, la feccia dell'Italia, e così tanti ignoranti, analfabeti funzionali, e così via. E credo che anche noi 400 lo denunceremo e lui dovrà risarcire tutti e 400. Allora, questa è la ricostruzione dei fatti con le testimonianze, diciamo, del giorno dopo. Tujak vuole aggiungere qualcosa, modificare qualcosa a quello che ha detto? Mi ha chiamato mia mamma preoccupata a vedere il piccolo, guardare qua le trasmissioni. Mia mamma mi ha dato una buona educazione, tra l'altro, non deve educarmi la Lega né nessun altro. E mi ha detto: dai, guarda, chiedi scusa, vai a parlare, se lui è un bravo dottore, ha curato anche tua sorella. Mia sorella aveva una cicatrice sulla schiena, adesso ho capito cos'è, quindi era bambina, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa. E ho detto: mamma, non posso chiedere scusa, io non ho sbagliato niente, cioè, possiamo magari trovare un confronto, se lui ci ha chiamato feccia, in fondo... Io ho riportato fuori una notizia che era venuta anche sul piccolo, che
è dolorosa, mi spiace, però che è stato messo ai domiciliari, comunque è stato processato, ha avuto delle grane. Dopo su Facebook lo so bene, la gente comincia a scrivere senza pensare a... mi è successo, anch'io sono spesso vittima di questo, mi hanno insultato in tutti i modi, hanno minacciato la mia famiglia, me, ma mi hanno minacciato anche di morte perché è leghista. So che dà molto fastidio, però io personalmente non ho mai offeso nessuno, se non solo ho detto che si fa pagare, ho sentito che si fa pagare per questo, però in Africa sarà tanto amato. Forse è sbagliato, ma non sa dove l'ho sentito, era scritto un po' più su Facebook, cioè, quindi ho chiesto, io non lo conosco. Quindi avrebbe citato le parole di un altro. Ho citato le parole di uno un po' scritto un po' più sopra, ma io del resto non è che mi intendo molto di medicina, quindi... Però mi dicono veramente che lei è un bravo medico, su questo io non so nulla, sono ognuno il suo, io sono un bravo portuale, un bravo consigliere comunale adesso, un bravo pugile, lei sicuramente è un bravo medico, ma io non l'ho mai messo in dubbio. Vabbè, abbiamo scoperto che Andolina ha curato anche la sorella di Tuia, tra l'altro, se lo ricordava. No. Impossibile. Beh, no, spero che non abbiano querelato per la cicatrice, ma insomma... Oltre ad aver curato, a quanto pare, sua sorella, sono stato compagno di partito di suo padre. Questo mi pare ancora più importante, perché Guido Tuiac a Borgo San Sergio, portuale e compagno, e anche oggi a un funerale è stato ricordato proprio con affetto e stima dai compagni di Rifondazione Comunista. E quindi, se posso, evito di far male a suo figlio, ecco. Guarda, io che non sono mai stato né di destra né di sinistra, non sono stato tutti, non so come sono diventato il consigliere cattivone fascistone della città. Io da operaio, figlio di un operaio, forse se c'era una sinistra sociale o qualcosa, magari anche mi interessavo. Ma noi lo sappiamo che questa sinistra sicuramente non è da parte di noi operai, di noi lavoratori, di noi portuali, che ero io come mio papà. E quindi è stato inevitabile per me schierarmi dall'altra parte. Perché? Sto cercando di spiegare a tutti in modo semplice da portuale, a persona semplice quello che sono. Questa immigrazione di massa, clandestina, tutte queste persone qua andranno a lavorare molto presto. C'è un contratto con l'ICS per far lavorare, per formare al lavoro queste persone. E questo qua distruggerà proprio il mercato del lavoro, del mio lavoro, il lavoro che porta il pane ai miei figli. E così quanti disoccupati ci sono, quanti vorrebbero avere un buon lavoro anche come il mio. Io lavoro grazie anche ad Agostino, adesso il porto sta marciando bene, si è rifatta una compagnia portuale. Insomma, preoccupazione perché portino, tra virgolette, via lavoro agli italiani. Io ho un buon contratto, ho un contratto nazionale. Gli italiani hanno un contratto nazionale che è buono, funziona. Queste persone che vengono da fuori, ad esempio, è la Fincantieri di Monfalcone, che prende in cooperative, in subappalti. Quindi appalti, così, subappalti, lavoratori stranieri che vanno a lavorare sotto costo. Questo distruggerà il mercato del lavoro e gli italiani restano a casa. Anche per questo, cavolo, lei da comunista dovrebbe tutelare i lavoratori e invece no, perché la sinistra non tutela i lavoratori. Andolina, su questo discorso della sinistra che rappresenta meno o no le fasce, diciamo, popolari, è vero o non è vero, bisogna fare autocritica oppure no? Perché questo arriva tra l'altro dopo un momento anche elettoralmente importante, cioè è stata persa Monfalcone, per esempio, che era una piazza importantissima perché, di non solo della lui sinistra, se ne diciamo accorto. Intanto la sinistra, intanto adesso la parola sinistra è un po' equivoca, perché se Renzi ha rappresentato la sinistra, allora veramente non so dove sono io, ma la sinistra dalla rivoluzione d'ottobre è sempre stata internazionalista, non ha mai voluto barriere e quindi ha considerato gli esseri umani e non i cittadini nati in quel posto particolare. La sinistra difende gli esseri umani, i lavoratori, e se combatte per evitare che qualcuno sia sfruttato. Quindi
se qualcuno lavora sotto costo, noi potremmo insorgere. Però se non lo facciamo, così, è colpa nostra. La situazione di Mo Falcone, io ho vissuto la storia dei piccoli bengalesi quando erano minorenni e si pensava, erano alcune decine, cosa fare di loro, mantenerli, educarli, eccetera. Questi sono diventati cittadini di Mo Falcone. Pare che qualche volta si accoltellano fra di loro, ma al massimo, però non hanno mai creato alcun problema sociale ai mofalconesi. Quindi quello dipende, con qualche decina di persone che sono là, arricchiscono geneticamente, perché se uno rimane endogamico, là, vengono fuori tutte le malattie genetiche, quindi bisogna, noi tutti, io sono slavo quanto i Tujak. Tujak vuol dire straniero, no? Assolutamente, io sono così orgoglioso di questa. Mio papà ha dovuto lasciare l'Istria, la sua casa a Juristani, sfuggendo via come altre 350.000 persone dall'odio comunista, così, e quindi è venuto in Italia perché è italiano. Lui era ragazzino, non ha capito niente ovviamente dell'esodo. La genetica è questa. Ho un amico anche che ha fatto sulle unghie il DNA, cioè prima dei croati, dei croati, ha detto guarda che sono uguale, non dirlo, durante la guerra ti ammazzano. E poi ha detto guarda che i triestini sono sloveni. Ho detto a questo sei proprio morto, lascia stare. Non dirlo. Io sono Tomasic, anche pronipote del martire antifascista, quindi un poco sloveno, un poco friulan, quindi anche sciavo e furlan, e anche cabibo, quindi una volta ho spiegato agli studenti, mi manca di essere donna e nero per avere tutte le sfighe di questo mondo. Il rimescolamento anche genetico è utile, quindi sarebbe utile che, non sta succedendo, che appunto ci fosse anche un rimescolamento di razze, di cultura, di confronto, perché avere uno straniero vicino che ti sta magari anche sulle palle, ti costringe a pensare ai tuoi principi e quindi ti arricchisce, cioè il confronto è utile. Però Andolina, come si fa in un momento in cui, come dire, c'è preoccupazione per una fascia di migranti che è molto diversa, per esempio Telequattro è andata a testimoniare quello che succedeva al confine tra Slovenia e Croazia quando sono arrivati i siriani, no? E vedevamo veramente delle scene che qui non abbiamo mai visto, dalla nonna al bambino in fasce assieme che correvano verso la Germania attraverso l'autostrada. Che qua non ci sono. Qui vediamo l'arrivo di centinaia di ragazzi giovani che, come dire, hanno caratteristiche, diciamo, un po' diverse. Come, secondo, visto da sinistra, come si fa a in qualche modo come dire, integrare senza andare a rompere equilibri, anche come dire, destare preoccupazioni, perché inutile dire, lei insomma il burlo lo conosce bene, ci sono tante mamme preoccupate di prendere l'autobus della linea 10 e andare al burlo in certi orari. Ora, ecco, come si fanno a conciliare le due cose? Se le mamme hanno queste paure, sbagliano, sono state mal informate, quindi è una fobia, come uno che ha paura di stare in ascensore o paura dei cani. Però sono successe delle violenze. Mi risulta una violenza esecrabile, condannabile, eccetera. Con noi ad ascoltare i residenti, succedono ogni giorno. A me non risulta. E comunque, uno ha le palle, perché io credo che bisogna avere le palle, io ho rotto le scatole molto spesso ai poveracci del 113, perché ogni volta che vedo qualcosa che non va bene, io chiamo, o intervengo fisicamente, nonostante il mio fisico debole, e mi metto in mezzo a due che si menano, oppure chiamo, perché se vedo che uno maltratta un'altra persona, un mendicante fosse e molesto, cosa del genere, io o intervengo fisicamente o chiamo la polizia. I telefonini ce li abbiamo tutti. Chi è sull'autobus? Se vede qualcuno che non si comporta bene, interviene. Io vedo sull'autobus uno che mette la mano sul sedere a una ragazza, un 113 arriva subito e io sto attaccato a questo signore finché la polizia glielo porto in mano. Esatto, le porto, quindi è una questione di senso civico. Gli dà una pacca sulla spalla perché le leggi. Intanto lo beccano. E poi io credo che l'ho detto forse l'altra volta, un afgano che ha avuto una sigaretta per terra torna in Afghanistan. Ma non funziona così. Non sta funzionando, non funziona. Va risolto. Dobbiamo cominciare a avere un po' anche di forza morale per decidere. Gli ospiti che si comportano male telano. Ovviamente abbiamo il problema concreto che l'espulsione non è facile, perché abbiamo solamente 5 contratti con alcuni paesi che accettano quelli che rimandiamo indietro. L'Afghanistan non ce l'ha, per esempio. Non li vogliono neanche in Germania, gli afghani, resta, per questo ecco, appunto. Quindi l'afgano torna solo se ha piacere di tornare, quindi sei espulso, almeno vado. Ecco, questo qua lo teniamo in gattabuia.
accetterei perfino quell'orribile cosa che si chiama CIE. Ecco, quello che questi giorni la Saracchiani dice: non vogliamo assolutamente riaprire, perché si tratta di un regime quasi di semidetenzione per come erano strutturati in precedenza, che però il governo in parte vorrebbe riaprire. E poi c'è la Saracchiani stessa che dice: bisogna aumentare le espulsioni, e poi però bisogna concretizzare se questo è... Espulsioni vere, non cioè l'immigrazione è clandestina per legge, perché noi collaboriamo con gli scafisti, perché non permettiamo a un siriano di prendere il visto per l'Italia ad Ankara, ad Adana, a Gaziantep, eccetera, perché è vietato. Devono venire assolutamente per legge col barcone ed essere irregolari. Questi, essendo irregolari, possono essere espulsi in quanto clandestini, ma la clandestinità è imposta dal governo italiano, dall'Europa. Io parlo di quelli che hanno avuto una condanna penale o perlomeno una sanzione pesante di polizia, per cui, per questo motivo, non quelli che sono stati detenuti in modo, secondo me, irregolare, a gradisca, solo perché stranieri, perché no, erano privi di pezzi di carta. Quelli che sono comportati male vanno messi prima in prigione, finita la detenzione, invitati ad andarsene. Se non vogliono andarci, li teniamo dentro finché non decidono di tornare a casa. Però, non avendo confini, se uno commette qualcosa, resta qua. Siccome comunque in Italia non c'è neanche la certezza della pena, se restano comunque qua tutti i delinquenti del pianeta, ci stiamo accogliendo. Gli afghani non arrivano, vogliono andare in Germania, vengono respinti perché non hanno i requisiti di profugo, perché qua ci prendiamo tutto il terzo mondo, perché il multiculturalismo è molto bello, che distruggerà soltanto il mercato del lavoro. Questa è una cosa chiara e ovvia, no? Io da operaio lo so bene, lo sappiamo tutti come funziona. E quindi questa gente non dovrebbe essere qua, molti sono delinquenti, se commettono i crimini comunque restano in Italia, perderanno magari i benefit di Schiavone, di ICS, così, però restano in Italia. E comunque passeranno il tempo spacciando, come succede normalmente. I casi sono che gli arresti sono stati tantissimi, tanto dopo vengono rilasciati, perché la giustizia italiana funziona così, e quindi sarà sempre più complicato. Non possiamo accogliere tutto il terzo mondo, che tanto più l'aveva detto proprio lei a Ring l'altra volta. Che il popolo più difficile da integrare è proprio quello afghano, quello che non vorrebbe come vicino di casa. Qua mi ricordo, io sono partito con la politica non dopo dai Topolini, ma subito dopo, un mese dopo, un clandestino afghano aveva molestato a Barcoli, in spiaggetta, una ragazzina di 13 anni. Dopo c'è stato un pestaggio fuori da una discoteca, quattro stranieri, sempre stranieri, che strano, hanno massacrato un mio ex collega, e da là ho fatto una manifestazione, ho radunato davanti alla prefettura tanta gente, tramite passaparola via Facebook, no? Qua non va bene, non pensavo ancora di far politica, è andato tutto solo, no? Il messaggio chiaramente era da Lega, insomma, da centrodestra, e da là. Noi non possiamo accogliere, già non c'è la certezza della pena, ci prendiamo tutti i criminali che, se vengono presi, comunque restano qua a spacciare avanti, non è possibile. Quelli che sono regolari invece andranno a lavorare. Quelli che sono regolari Io non ho capito, tu, Iac, se quel messaggio iniziale era una scusandolina oppure no, perché si è capito del discorso della mamma, ma non si è capito poi alla fine. Siamo alla scusa, no, adesso piano, se la voglio. A presente, non so, Roxane e Cristiano, nel Cyrano de Bergerac, quello dice ti amo, e lei dice beh sì, ma ricama, cioè dimmi qualcosa di più, ti amo, e no, qualcosa, cioè vorrei proprio, visto che sono abbastanza arrabbiato, l'ho presa male, la mia famiglia l'ha presa male, eccetera, e voglio un paio di parole che siano sufficienti. Perché, alla non querela, appunto, cioè, visto che domani è la Befana, a proposito, quindi domani mi dicono che le carabinieri via Drizia sono chiusi perché è festa, forse. Domani ce le più fanno, no, allora, credo che siano chiusi per raccogliere, sì, una querela così, però insomma non voglio, diciamo lunedì, dai, visto che la mettiamo così, no, non mi scuso assolutamente, mi spiace per mia mamma, per chi pensa, perché non ho mai offeso nessuno. Parlando, anche chiacchierando con un avvocato, anche volendo,
è impossibile trovare qualcosa che ho detto di sbagliato, perché non ho mai detto nulla di sbagliato, mi spiace. E quindi, vabbè... Cioè, la dichiarazione non è arrivata. Ho un testimone che dice che Andolina si è fatto, che non ha potuto curarsi perché Andolina non lo pagava. Cazzo, questo è della il cosa. Testimone... No, ho sentito... L'avvocato mi ha detto, dove hai sentito? Cioè, così c'era scritto. Dove era scritto un po' più su. Non c'era scritto, non l'ho guardato prima di essere cancellato, eccetera, fotografato. È scritto... Anch'io ovviamente tutto quanto ho scritto, fotografato tutto, beh, chiaro. Non c'era nessun riferimento però ad una persona vera e propria, c'è qualcuno rispetto al quale poter poi coinvolgere. La prima cosa che mi ha detto l'avvocato, ho chiamato Giacomelli, guarda, mi vuole correlare, ma io non ho fatto niente, no? Mi ho mostrato il post che ha messo che vuole correlare, e lui mi ha detto, ma dove hai sentito? Ha detto che hai sentito, dove hai sentito? Era scritto un po' più su e gli ho mostrato il post, quindi mi spiace, no, non può... Però invece lei, visto che continua così, se non chiede scusa ai 400 manifestanti, mi sa che sarò proprio io a querelarlo, perché noi non siamo la Feccia d'Italia, perché chiediamo sicurezza, non vogliamo che violentino le nostre figlie. Non, assolutamente no, lei doveva parlare con la madre di questa ragazza, che così, che io la conosco di vista perché lavora in un supermercato, ho chiacchierato così un po' di più, e mi ha era così, si scusava, cioè, mi ha raccontato, era sì sì, beh, ma l'abbiamo sentita, l'abbiamo intervistata anche se di schiena, sulle 4 non pensava di creare tutto questo l'abbiamo baccano. Sentita Andolina a questo punto, però i residenti sono là, sono così, la gita dai carabinieri si sarà necessaria anche trovare il parcheggio in via dell'Istria. l'ultima volta sono andato, quando ho querelato la Stampa di Torino, ho dovuto andare in bicicletta, adesso non so, forse andrò con l'autobus. Ma a proposito di Feccia, non mi scuso, preciso, forse la frase era molto vicina a quella che parlava del coso. Io ho parlato di Feccia, di quelli che su Facebook usano parole come potrebbero annegare nel Mediterraneo, li bruciamoli tutti, eccetera. Questa è la Feccia. Che poi qualcuno di questi sia fosse anche in piazza, non lo so. Se queste persone si sono sentite offese dalla parola Feccia, mi scuso per l'equivoco, ma io non intendevo dire che quelle 150 persone che erano in piazza... Lo spiegherà il magistrato. No, se non c'è problema, mio caro. Quindi il riferimento non era agli striscioni dei manifestanti, quanto alle parole su Facebook. Ho dovuto riascoltarmi, perché è anche lungo, sai, tutto Ring, ho dovuto riascoltarmi, la frase era vicina, se uno si distrae pensa che fosse sopra. Parlavo di quelli che poi usano delle frasi... Non è stato chiaro, no? Va bene. Subito dopo la mia telefonata in ogni caso allora un momentino di cultura, poi è tempo che mi occupo di avvocati, sì, noi operai c'è l'ingiuria e c'è la diffamazione, no, da parte mia sicuramente. Ora, da parte di qualcun altro forse l'ingiuria è depenalizzata, sì, lo so bene, ormai. La diffamazione rimane ancora un reato grave, anche per via mezzo Facebook. Quindi io gli insulti li accetto volentieri, posso spiegarle? Io non l'ho mai insultata, ovviamente. No, ma vuol dire, se vuole, spiego anche come si insulta, parole. Io penso che andrebbero anche rivalutate alcuni insulti, perché derivano anche dal latino, eccetera. Perché evitare che i bambini dicano cul, se l'ha detto Dante, per non parlare de capitus, capsus, che è anche latino, eccetera. Certo, quindi, non si può dire neanche più la parola negro, si può, non si può più dire. Rivalutiamo anche il linguaggio. Si può più dire, cambiate addirittura la lingua italiana, siete riusciti a cambiare. Io accetto gli insulti. Ma diciamo che su questo però, insomma, i colori sono colori, no? Bianco e nero bianco e nero, no? La R c'entra poco, la GR. Quando si sbagliavano i battussi, gli altissimi uomini di colore, oppure c'era l'amaro Monte Nero, no? Quindi non è, fino a una non troppi anni fa, una parola comune, dopo è diventato offensiva, non lo so. Incredibile come la sinistra è riuscita a cambiare addirittura il dizionario, fantastico. Allora, come detto, a me va bene, puoi anche cominciare adesso tutti gli insulti possibili, ma diffamare è un'altra cosa, cioè c'è una differenza anche dal punto di vista del codice penale. Quindi, se io avessi detto Feccia, l'avrei insultati e non è penalmente perseguibile, solo civilmente. Bene. Quindi allora è un'altra cosa, un altro tipo di querela, eccetera. Invece la diffamazione è penale ed è pesante. E se per caso durante il dibattimento, come fa di solito il giudice, perché sono esperto,
Dice, beh, sì, fate la pace, eccetera. Dico, d'accordo, siamo pace, però tu mi paghi l'avvocato. E quindi sempre soldini che escono dal bilancio di quella famiglia, nipotini di Guido Tujak. Ma no, quindi, adesso lavoro bene in porto, insomma, non c'è nessun problema. Sono contento, se potrà reggere. Ogni tanto finisco il consiglio comunale, dopo vado a farmi il quarto turno, il settimo, e così sono l'unico che lo fa. Questi mi divertivano. Una volta c'erano addirittura operai comunisti, adesso per fortuna tutti gli operai, tutti i lavoratori sanno bene che la sinistra non è mai dalla parte dei lavoratori, lo sanno bene, tanti sono messi. Vabbè, comunque parte. Andolina ha precisato quello che era il suo messaggio, Tujak è rimasto sostanzialmente della sua opinione. Guarda, io sono partito con tutte le più buone intenzioni, però è lui che deve scusarsi, io non ho mai offeso nessuno, perché anche... Ho detto ho sentito che si fa pagare profumatamente, questa è la frase da lei incriminata. Che non ha potuto curarsi, quindi anche l'ho lasciato senza cure perché non ha pagato. Questo è stato, ho sentito, era scritto un po' più in su, questo mi spiace, non è colpa mia, ma ho sentito questo era scritto un po' più in su. Altri dicono che lei è un bravo medico, posso dirlo anch'io perché me l'ha detto mia mamma, però... Questo aveva scritto poi più su e ho sentito, e quindi, come mi ha detto l'avvocato, dove l'hai sentito? È scritto là, gli ho mandato screenshot. Sì, poi precisiamo che uno può essere, indipendentemente da Andolino, un bravo, poi, un cattivo medico, indipendentemente che si faccia pagare o meno. Sinceramente, no? È un altro può essere discorso. Il dottore più bravo del mondo, è giusto che si faccia pagare. Io, quando vado a lavorare al Molio Settimo, finito del consiglio comunale, vado perché mi faccio pagare, perché ho tre figli, perché sennò torno a casa da mia moglie e basta. Vabbè. Questo quindi è giustissimo che si faccia pagare. Allora, abbiamo visto chiaramente le due posizioni, volevo però far vedere anche un altro servizio che si lega alla vicenda migranti in un senso completamente diverso, che nulla c'entra con quello di cui parlavamo prima, perché proprio in quella puntata di Ring, oltre a questo discorso, il dottor Andolina aveva sollecitato un'altra questione, quella del possibile arrivo nelle nostre regioni di combattenti di Al-Qaeda in fuga, che eventualmente avrebbero potuto alcuni andare a determinare dei possibili attentati terroristici. Non più di 2 settimane e mezza dopo, la circolare della polizia di frontiera che abbiamo fatto, che abbiamo spiegato nei nostri servizi negli ultimi giorni, ha allertato tutte le stazioni di polizia di frontiera per possibili attacchi terroristici con droni o macchine rubate proprio nei primi giorni dell'anno, dal 2 al 6 gennaio, proprio in questi giorni, quindi c'è un'allerta molto importante. Rivediamo questo servizio che ci spiega questo e ci fa risentire proprio le parole di Andolina di qualche settimana prima. Ora arriva... sono quelli che scappano perché hanno perso la guerra e sono quelli di Al-Qaeda. E sono alcune migliaia di persone che Dio sa perché i russi li lasciano uscire. Beh, è una cosa gravissima questa, quindi. È la fine. Ma questi da Idlib verranno su da noi. Le parole di Marino Andolina a Ring nella puntata del 17 dicembre scorso hanno di fatto anticipato un vero e proprio allerta per possibili arrivi di militanti dell'ISIS con i nuovi flussi migratori, esponendo anche la nostra regione ad attacchi terroristici. La conferma arriva dalla circolare diffusa alle stazioni di polizia di frontiera che pattugliano il confine italo-sloveno, con l'obiettivo di intensificare la vigilanza. Nel messaggio d'allerta si raccomanda la massima attenzione e cautela a causa di un possibile attacco terroristico di matrice islamica che potrebbe provenire anche per nuove vie, quelle aeree con l'utilizzo di droni o caricando di esplosivo delle macchine rubate. Nessun commento da parte della Polizia di Frontiera di Trieste, visto che la nota è trapelata in via non ufficiale tramite le agenzie di stampa. Intanto la Polizia italiana e quella slovena rafforzano la collaborazione sulla fascia confinaria per il controllo dei migranti. Un nuovo protocollo già operativo consentirà di mettere in comune agenti e centrali. Si tratta di una sinergia che viene attivata soprattutto in caso di situazioni emergenziali come importanti flussi improvvisi di migranti, azioni criminali e traffico di clandestini. Da non dimenticare poi anche il sostegno dei militari con operazioni come strade sicure. Quanto alla polizia di frontiera, nel 2016 ha identificato oltre 83.800 persone e perquisito più di 27.000 veicoli con accertamenti che hanno portato complessivamente all'arresto di 71 persone.
Allora, Andolina in qualche modo aveva anticipato un po' le preoccupazioni concrete della Polizia di Frontiera su un possibile arrivo di esponenti, insomma, dell'ISIS, che poi, insomma, quelli che ne sanno più di me dicono che si deve dire IS e basta, non ISIS, è un errore, ma noi ormai lo chiamiamo ISIS. No, va bene, a seconda può essere ISIS, ISIL per gli americani. O Daesh, si modifica in ogni modo non sono loro che arrivano subito, perché l'ISIS è una componente di Al-Qaeda che si è separata, è diventata maggioritaria, però la componente di cui parliamo, che ha perso la guerra ad Aleppo, sono quelli di Al-Qaeda puri, che si chiamano adesso si chiamano Sham, sarebbe Al-Nusra, adesso hanno cambiato nome perché si sono accorti chi sono, che hanno ricevuto gli aiuti nostri. Come si usava anche in Serbia, quando si usavano gli islamici per vincere sui serbi, quella volta Al-Qaeda non era così nemica, no? E quindi si usano anche in Afghanistan, sono stati usati gli integralisti e poi sono diventati nemici. Questi di Al-Nusra, Jabhat al-Nusra, sono quelli che hanno, gli eroi che hanno difeso Aleppo Est, quelli i cui bambini sono stati bombardati dai cattivi russi, eccetera. Sono quelli che hanno torturato per 2 mesi un mio amico appeso e preso pugni nelle costole, sfratturato più volte perché non avevano pagato il riscatto. Quelli che sono presi le nostre due ragazze, Greta, non mi ricordo, le due ragazzine che sono state catturate. Noi le abbiamo dato 12 milioni ad Al-Qaeda, ce l'hanno restituite. È stato un modo per finanziare il terrorismo, se vogliamo. Ecco. Vuol dire, questi le hanno prese e le stanno prendendo, perché in quella zona non ce la fanno. L'ISIS è un'altra cosa, più a est, quella sarà Raqqa e Mosul. In questo momento, quelli dell'ISIS stanno andando verso... Se noi accogliamo tutti, accogliamo anche questa gente qua. Certo. Ho detto. Quindi, questi qui, alcuni tutti. Sono già andati a piedi, perché sono 20 km a Kilish, che sono in Turchia. Gli altri si sono spostati a Idlib, dove le prenderanno di nuovo, cioè un'altra enclave, in cui sono migrati, dove i russi li ribombarderanno e dopodiché torneranno in Russia, in Turchia. Questi arriveranno fra un mese, non subito, ci mettono ancora un poco. Dopodiché arriveranno, si mescoleranno con gli disperati che sono sul confine macedone e serbo. Quei 100.000 che sono nei boschi di cui si parla, no? Tecnicamente per 60 milioni di italiani o 500 milioni di europei, 4 gatti, soprattutto di sesso femminile e minori di età. Che qua non ci sono. Appunto, quando questi i disperati di Al-Qaeda andranno a nord, anche con le famiglie, perché anche i terroristi fanno figli, anzi ne fanno tantissimi, si mescoleranno, saranno indistinguibili. Per questo io ho detto una cosa, ovviamente grido nel deserto, prendiamo di corsa tutti questi che sono puliti e poi chiudiamo sul serio le barriere. 100.000 persone in più, fra l'altro femmine. Cavolo, ma deve farsi la tessera della Lega allora. Però prima li prendiamo tutti. E parliamo del fronte balcanico. Ma in verità io ho sentito più volte che noi dobbiamo, in Lega, che è giustissimo, che io sono il primo a crederlo, giustissimo prendere chi fugge da una guerra. È giustissimo accogliere le famiglie, che qua ovviamente in regione non ci sono. I migranti economici... no, figurarsi i terroristi che sono mescolati con i migranti economici, no? Che vengono qua a distruggere il mercato del lavoro, che servono le multinazionali, perché noi italiani abbiamo ancora un contratto nazionale, no? Quindi se qua in regione arrivassero famiglie, se avessero qualche donna, qualche bambino, immagino che non andavano 400 persone davanti l'ICS. Ricordo Gorino, quelli di Gorino, che erano anche più o meno persone con la stessa ideologia, hanno respinto delle donne con bambini. Ricordiamo Gorino. Credo che sarà stata una minoranza delle donne, ovviamente per i giornali che sono ormai in media sono tutti politicizzati, che ti mettono la foto della donna, del bambino.
E dopo si sa come lo mettono anche sul piccolo, la foto della donna e del bambino. Quando non ce ne sono qua donne e bambini, perché io sono il primo che vorrei accogliere. A Gorino erano solo donne, cristiane fra l'altro. Va bene, almeno diciamo che su questo punto una parte di visione in comune c'è. Sul discorso invece per quanto riguarda l'episodio mi sa che invece rimanete sulle vostre posizioni. Ma rimango solo nel fatto che io non ho mai offeso nessuno, non mi sarei mai permesso. Diffamato, l'hai verso, è diffamato. Offendere si può, si può. Non ho mai diffamato nessuno perché insomma come medico ok avrà fatto il suo lavoro nel migliore dei modi. Io non so proprio, non riesco a trovare cosa ho detto di sbagliato, cosa pensa che lei, anche chiacchierando con un avvocato, ha detto ma cosa mi hai detto? Boh, non si sa. Abbiamo capito Gandolina. Per lei invece è più facile perché noi siamo lunedì, la feccia italiana. Non so se prende l'auto, la bici o il taxi, ma il discorso va avanti, non mi sa da via dell'Istria. Già. Vabbè. Ma porca mia. Ok, noi ci abbiamo comunque provato a fare questo confronto per chiarire un po' la vicenda. Grazie a Marina Dolina, grazie a Fabio Tujak. Ring torna la prossima settimana, giovedì e venerdì, sempre alle 21 su Tele4. Buona serata.